bellissima semifinale qui al Max Sporting Europa League. Il Dortmund affrontava lo United, la classifica della regular season diceva un gradino sopra lo United rispetto al Dortmund, passa il Dortmund di misura 3-2. Partiamo dagli sconfitti. Mario, c'è il rammarico sicuramente per un primo tempo non giocato, loro vanno sopra 3-0, partita quasi a senso unico, poi bravissimi nel secondo tempo a riprendervi, a fare proprio un secondo tempo opposto, dove avete comandato voi la partita. Resta il rammarico enorme per un palo su prese sul rigore che poteva essere 3-3, però bellissimo torneo da parte vostra, raccontaci un po' questa semifinale. Vabbè, purtroppo, come hai detto tu, il primo tempo abbiamo giocato male, errori individuali, errori nella gestione della palla, però il secondo tempo fortunatamente abbiamo dato un po' di più rispetto al primo tempo. Ci fa bene, una bella esperienza questo torneo, bellissima, organizzata bene, tutto il resto, ci siamo divertiti. Per il resto c'è rammarico, però il calcio è questo. È vero, l'importante è uscire a testa alta e sapere di aver dato tutto. Voi veramente stasera avete dato tutto. Sì, purtroppo i rigori si sbagliano. È vero. Questo è il calcio. Complimenti, ti faccio complimenti, ragazzi, super Camillo. Cami, voi siete la prima finalista di questa Europa League, appunto, dicevamo con loro. Cosa è successo tra me e secondo tempo? Il primo tempo era perfetto. Allora, penso alla partita dei tuoi sogni. Sì, no, assolutamente, siamo stati bravissimi, veramente bravi, complimenti a tutti. E purtroppo c'è forse mancata stanchezza, c'è stata veramente molta stanchezza. Loro avevano molti cambi, noi purtroppo zero. E quindi questa cosa un po' a lungo andare. Non si giocava da un po' di settimane. Esattamente. Non era stati fermi, quindi comunque. Però c'è stata è finale. Sì, però è finale. Comunque tutto a posto. Alla grande così. Ci aspetta di scoprire l'altra semifinalista tra Celtic e Arsenal. Speri di prendere qualcuno? Vuoi qualcuno? No. Alla fine a noi importa giocare sempre come abbiamo giocato oggi. Quindi alla fine. Non ci importa dell'altra finalista, insomma. Cosa serve per alzare la coppa? Serve che alziamo la testa e giochiamo più a pallone, meno parole, ecco, come ci vuole, specialmente in questa partita, e che giochiamo a pallone. Non posso farti altro che i complimenti. Grazie a te. Per la finale. Ci vediamo.